stiamo andando indietro nel tempo, nel mondo omerico con Penelope. Qui l'ideale di donna che esprime regalità, candore, purezza. Perché noi siamo donne, generiamo la vita a quegli uomini che, come cantava l'indimenticabile Mia Martini, sono figli delle donne come noi, di quegli uomini come gli Incas, che consideravano le donne come oggetti, come gli Assiri, che le trattavano come animali, o come in Cina, come quando fino a poco tempo fa venivano lasciati in vita soltanto i figli maschi. Archeologa Alessandra Vedra, ci aiuti tu a percorrere questo cammino da Penelope, indietro nel tempo, magari passando proprio per la Tuscia? Grazie. Buonasera a tutti, sono l'archeologa Alessandra Vedra. Innanzitutto ringrazio l'Associazione Culturale della Ginestra e Laura Giulio per avermi dato l'opportunità di partecipare a questo evento. Come archeologa, appunto, il mio compito è quello di compiere un excursus storico, di salire indietro nel tempo per dirvi esempi di donne che hanno subito soprusi e violenze, ce ne sono tanti, sia piena la mitologia che piena la storia. Io ho scelto proprio di rimanere un po' sospesa tra mitologia e realtà storica, perché comunque secondo me ci sono degli esempi di donne che nonostante appunto abbiano tanto sofferto, però non abbiano mai rinunciato ad esprimere la propria personalità, ad affermarsi, ad affermare la propria dignità. Penelope è una di queste, anche se diciamo, non è che in prima persona subisce soprusi o violenze, ma più che altro viene ricordata come modello di fedeltà, di virtù, una donna che per 20 anni attende fiduciosa il ritorno del marito da una guerra, una donna che per non cadere nelle insidie, nelle avance che venivano fatte dai croci che si erano stanziati a Itaca, che spinge dallo stratagemma di tessere una tela di giorno e di sfarla di notte e dire ai pretendenti che si sarebbe concessa a loro solo quando la tela sarebbe stata finita, fino a che è così fiduciosa che Ulisse ritorna veramente. Ulisse che in realtà qualche avventura nel suo lungo viaggio si era concessa, però Omero, l'autore, tende a sottolineare il fatto che queste avventure erano così delle sciocchezze, nel senso che Ulisse con il proprio pensiero era sempre proiettato la moglie che lo aspettava a casa, non c'era l'intento di rovinare, di scindere il loro forte legame. E forse la parte più bella dell'Odissea è proprio la parte finale, quando Ulisse e Penelope, dopo che Ulisse è tornato, si ritrovano nel loro letto, nel loro calamo nuziale, a raccontarsi tutto ciò che avevano vissuto in quei 20 anni, le loro peripezie, a sottolineare il fatto che questo legame non si era assolutamente rovinato, ma anzi si era rafforzato, e quindi entrambi erano stati appunto forti e determinati a conservarlo. Un'altra figura importantissima della mitologia, secondo me, è Medea. Medea che sì che subisce un sopruso, Medea è un personaggio molto particolare, fa quasi paura, nel senso che viene descritta dalla letteratura come una potente maga, capace di varie insomma magie o pozioni. Era una straniera per i greci, perché viveva in una terra di confine, viveva nella Colchide, e si innamora di Giasone, che era stato incaricato di recuperare il bello d'oro per poter riavere il trono usurpato dallo zio. Medea si innamora subito di Giasone perché era un eroe, era valoroso, coraggioso, e anche lui ricambia il suo amore, tant'è vero che si sposano, lui la porta in Grecia con lui, hanno 2 figli dalla loro unione. Ma poi maniera piuttosto vile, diciamo, lui l'abbandona perché il re di Corinto le propone
oppone a lui in moglie la propria figlia Glauce, e lui, con un atteggiamento piuttosto egoistico e piego, accetta e non esita ad abbandonare Medea. E a questo punto si scatena il dramma di questa donna che aveva fatto tanto per aiutare con i suoi poteri il marito Giasone, insomma si può dire nei grandi luoghi, e aveva fatto tanto per aiutarlo, ma viene abbandonata, e quindi Euripide, proprio nella tragedia, Medea, il grande tragediografo, ce la descrive con una penetrazione psicologica impressionante, descrive tutto il turbinio di sensazioni e di emozioni che prova questa donna, che arriva pur di vendicarsi dell'abbandono a compiere l'estremo sacrificio, il sacrificio dell'uccisione dei figli che aveva concepito insieme a Giasone, e questo non può che rimandarci a tanta attualità di donne che, sì, è vero, vengono condannate per aver ucciso i propri figli, ma spesso, secondo me, è un'opinione personale, però secondo me non vengono ascoltate abbastanza nel loro più intimo dramma, nella motivazione più profonda che le ha spinte a compiere questi atroci delitti. Altra donna significativa, sempre della mitologia, è Cassandra, la profetessa destinata a non essere creduta. Ma perché? Perché non aveva accettato le offerte amorose del dio Apollo, o quantomeno sembrava le avesse accettate all'inizio, ma poi si era tirata indietro e aveva dato a Dio solamente un bacio invece di una notte d'amore. E Dio la punì severamente, non le tolse il dono della profezia, glielo mantenne, ma la destinò a non essere creduta, quindi sottoponendola ad una vera e propria tortura. Cassandra era la figlia del re Priamo, del re di Troia, e lei predisse ovviamente la grande sventura, la grande caduta che avrebbe subito la città, ma non venne creduta nemmeno quando predisse che dentro il cavallo era nascosta l'insidia. Anzi, il padre, vedendola quasi pazza, la fece rinchiudere in una torre della città. E lei ne soffrì tantissimo di questo, ne venne lacerata, ma non si scoraggiò e continuò a portare avanti la sua battaglia, diciamo. E poi, infatti, durante il sacco della città, lei si nascose per proteggersi nel tempio di Atena. Ma all'interno del tempio la sua purezza venne profanata perché venne violentata, la sua violenza all'eroe greco Aiace, nonostante che lei si fosse aggrappata per chiedere pietà alla statua della dea Atena. Ma purtroppo le venne appunto commessa questa violenza, e la sciagura non finì, perché poi venne portata via come schiava in Grecia da Agamennone, e da lui ebbe anche due figli, e poi la fine fu segnata, nel senso che poi venne uccisa insieme ad Agamennone da Clitennestra, la moglie di Agamennone, che volle farlo fuori perché comunque aveva una relazione con Egisto, e quindi, diciamo, la fine comunque di Cassandra è stata appunto tragica, il suo destino è stato segnato. Spostandoci più verso le nostre zone, non si può non fare riferimento alla vicenda che avviene agli albori della città di Roma, ovvero il ratto delle Sabine. Il ratto delle Sabine, che è anch'esso un episodio sospeso tra mito e storia. Lo storico Tito Livio, forse essendo appunto essendo romano, essendo di parte, non ne fa un episodio così grave, anzi ci dice che sì, le fanciulle, è vero, vennero rapite, le fanciulle dei popoli vicini con le quali Romolo e i suoi compagni d'avventura volevano perpetuare le generazioni di Roma. Sì, vennero rapite, ma innanzitutto non fu loro usata violenza, e poi vennero prese solamente donne libere, non ancora maritate. Per questo si voleva quasi giustificare comunque questo atto, che fu comunque un atto di profonda violenza nei confronti comunque
di queste donne, di queste ragazze, che poi oltretutto furono essere fautrici della pace poi tra i popoli vicini che avevano visto rubare le proprie fanciulle e i guerrieri romani. In campo di battaglia, infatti, loro si misero in mezzo, occuparono il campo di battaglia e con un atto di estrema saggezza, un atto di diplomazia, dissero che ormai l'atto si era compiuto, che non sarebbe stato giusto peggiorare la situazione, nel senso che oltre al danno poi ci sarebbe stata anche la perdita dei propri genitori da un lato e dei propri nuovi sposi dall'altro. Quindi ancora una volta le donne sono protagoniste e portatrici di saggezza poi alla fine. E continuando sul tema del ratto, cioè rapimento, non possiamo anche in questo caso non citare il ratto di Persefone da parte di Ade, sempre rimanendo in ambito mitologico. Evidentemente il ratto era una pratica piuttosto usuale, anzi quasi giustificata. Voglio una sposa, la rapisco e la porto via. Persefone appunto viene rapita da Ade, re dell'oltretomba, e anch'essa quasi si rassegna a questa condizione, ma non del tutto, perché la propria madre, la dea Demeter, fa di tutto per volerla avere con sé, addirittura interrompe il ciclo delle stagioni per poter avere la propria figlia, fino a che Ada arriva al compromesso di concedere di nuovo alla madre Persefone per i 6 mesi che vedono il succedersi della primavera e dell'estate, quindi la fioritura in tutti i sensi, mentre invece nei 6 mesi dell'autunno e dell'inverno la tiene con sé, cercando di salvare anche in questo caso da un lato questo matrimonio, anche se ottenuto con la forza, e il legame della figlia con la propria madre. Avvicinandoci ancora di più nelle nostre zone e andando avanti nel tempo, merita sicuramente una citazione a Malasunta. A Malasunta, la regina dei Goti, figlia del re Teodorico, che quando Teodorico morì assunse la reggenza per il proprio figlio Adalarico, che era ancora piccolo. A Malasunta fu un personaggio molto molto importante e dotata di un grande senso politico e diplomatico, soprattutto perché volle anche culturalmente cercare di unire, cercare di avvicinare il popolo germanico dei Goti alla cultura invece romana, alla cultura bizantina. Era, diciamo, una regina illuminata, avanti, come si direbbe oggi. Solo che evidentemente il suo atteggiamento dette fastidio a Enoch, i Goti conservatori, e anche al cugino Deodato, con la quale lei poi associò il regno quando il figlio di quella reggente scomparse prematuramente. E la sua fine, diciamo, la sua purtroppo è stata punita per essere così all'avanguardia, perché fu relegata nell'isola Martana, nel lago di Bozzina, e poi venne uccisa. Così come uccisa fu Galiana, la bella Galiana, ora siamo proprio in ambito strettamente locale. Anche Galiana fa parte forse della leggenda, anche se comunque è citata da storici del tempo. Galiana era così bella e così regale da essere annoverata come una delle nobiltà della città di Viterbo, e tutti gli uomini se ne innamoravano al solo vederla. Così come fece un nobile romano di passaggio a Viterbo, che addirittura se ne invadì così tanto che pose l'assedio alla città di Viterbo quando, avendo la chiesta e sposa, se la vide legare dai familiari, anche lei non voleva, e allora lui per suo capriccio pose l'assedio alla città. E lo tolse solo quando venne dal padre di Galiana di poterla vedere per l'ultima volta affacciata al balcone prima di andarsene. Ma evidentemente nascondeva un tranello, perché quando lei si affacciò dal balcone venne trafitta da una freccia e quindi venne uccisa. E anche qui mi viene in mente come ancora oggi molti
amanti e spasimanti rifiutati, pure chi non perde l'oggetto del loro amore, preferiscono ucciderlo, farlo scomparire piuttosto che rinunciare e vivere l'abbandono. Volevo concludere il mio intervento con un'ultima figura altrettanto importante, citata poi dalla Divina Commedia, mi riferisco a Pia de Tolomei, della quale mi ha colpito la dolcezza, ma anche la rassegnazione per la sua condizione. Pia de Tolomei, senese, che sposò un signore di Maremma, il quale non si sa se perché si innamorò di un'altra donna e quindi volle eliminare la propria moglie, o se perché Pia de Tolomei si macchiò di adulterio, lui non la fece comunque passare liscia, per cui la uccise. Dante la ricorda nel quinto canto del Purgatorio, tra gli uccisi per forza, cioè i morti di morte violenta. Quindi non è condannata all'inferno per il suo presunto adulterio, ma è di passaggio e dice a Dante: ricordami quando tornerai nel mondo, ricordami che sto alla via, proprio per accelerare con le preghiere dei vivi il processo di purificazione.